Ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi qui con un nuovo video. Io sono Andrea di TikTok e oggi voglio portare il terzo episodio della serie Il mio impianto è FI da 1500 euro. Allora, questo video andrà a parlare del giradischi dell'Audio-Technica, la TLP120X. Che non ci sarà l'unboxing questa volta, men che meno la fase di configurazione, perché ho visto in rete ce ne sono veramente tanti che spiegano come settare in modo particolare il braccio, e lascio a loro la parola, che ci sono dei canali veramente di esperti che si sanno spiegare di sicuro decisamente meglio rispetto a me in questo ambito, perché comunque non sono un audiofilo, sono un appassionato di musica che piace ascoltare veramente della buona musica suonata bene. Comunque adesso cambiamo l'inquadratura, ci avviciniamo un po', che così vi faccio vedere le funzioni principali e come si presenta al lato pratico. Eccoci qui allora con il nostro Audio Technica TLP120X, che si presenta con un bel tappo in plexiglass che si apre così, come potete vedere. Tappettino Audio Technica marchiato in feltro, veramente bello. Qua troviamo l'adattatore per i 45G, con i 35 non serve. Abbiamo la Q in Light, che molto semplicemente è una lucina che ci dà la possibilità di riuscire a trovare il solco. Tasto di accensione, start stop, 33, 45, pressione su entrambi, 78 giri. Tasto per il pitch control, cosa che per uno che ascolta musica, che non è un DJ, non ci doveva essere secondo il mio punto di vista. La testina è sempre una Audio-Technica, la TVM95SE, che comunque garantisce un suono morbido, caldo, classico del vinile, ma comunque non male. Comunque parliamo di una testina che comunque ha il valore di mercato di un'ottantina di euro. Io non la discriminerei, non passerei subito alle Ortofon. Costano tanto e bisogna avere buon orecchio per saperle godere. Vabbè, abbiamo il contrapeso, tutto quello che vi spiegavo prima per la configurazione. Comunque, bando alle ciance, lo accendiamo, si accende così. Come potete vedere, si è accesa la Q Light, si è accesa la luce qui perché vi fa l'effetto strobo. Comunque motore a trazione diretta, nessuna cinghia, un buon, come potete vedere, una buona partenza, sia nei 33, 45 giri e 78 giri. Secondo me ha un buon motore, anche come frenata, vedete? Io non faccio scratch, però riparte una buona ripartenza. Guarda, io direi a questo punto di fare subito una prova con un facciamo una prova con un disco. Non è il massimo, questo è un disco originale, è il disco Rimini di Fabrizio De André, vedete? Che, ripeto, questo è il CD originale per 70, non è il CD rimasterizzato. Comunque, per riprodurre un disco, molto semplicemente alziamo il fermo della testina, l'alziamo delicatamente, facciamo girare il disco, togliamo la protezione, ci avviciniamo all'inizio della testina e abbassiamo. Spero che riusciate a sentire la qualità. Allora, la qualità dell'audio è difficile che riusciate a sentirla bene, però suona bene anche per essere un disco vecchio che non ho minimamente pulito prima di poter di farlo suonare. Lo fa suonare bene, sentite? Qui YouTube mi ammazzerà per il copyright, ma amen. Nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto, ma nessuno. Eccoci qua, come potete aver sentito da quel poco che vi potevo far sentire, sperando che, appunto, ripeto, YouTube non mi ammazzi il copyright, è veramente un giradischi che merita. È un entry level, non è un giradischi, non è il, com'è che si chiamava quel giradischi là? Vabbè, non sono i Technics,
che costano 1000 passa euro solo il giradischi. È un buon giradischi per noi appassionati di musica, può essere un ottimo compromesso qualità-prezzo, quindi io ve lo consiglio veramente, come al solito link Amazon in descrizione, dateci un'occhiata che secondo me se volete fare un impiantino ne vale la pena. Un saluto, ciao!